Questi, comprerò un giocatore che secondo me sarà straordinario, non l'ho testato ancora, ma secondo me potenzialmente potrà essere una svolta per il mio team. Le proveremo in Weekend League. È un giocatore Rush che è uscito settimana scorsa, quindi secondo me questo potrebbe essere teoricamente uno dei momenti migliori per acquistarlo, tolto comunque ieri che c'erano gli spacchettamenti, perché va fuori dai pacchetti questa sera alle 19, quindi potenzialmente potrebbe essere una buona mossa. Cerchiamo di capire bene assieme quali sono i suoi punti di forza e perché lo sto acquistando. Ma soprattutto, ragazzi, vi ricordo sempre di lasciare like, iscrizione al canale e andiamo a vedere la mia squadretta con questo nuovo innesto. Ragazzi, se volete acquistare crediti andate su iggm.com, successivamente scegliete il gioco, andiamo su FC25, potete acquistare sia coins ma anche players. Selezioniamo ad esempio PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox o PC, 1 milione di crediti su PlayStation 4 e PlayStation 5 stanno 144 euro. Se mettete il codice sconto Fabio maiuscolo ricevete il 5% di sconto. Allora ragazzuoli, tocca migliorare un po' la rosa perché dobbiamo cercare di fare qualche acquisto comunque funzionale alla nostra squadra, al nostro comunque modo di giocare. E come avete visto sto utilizzando il 4-4-2, poi come modulo alternativo c'è il 4-1-4-1, anzi il 4-5-1, e poi il modulo alternativo ancora di più il 4-1-2-1-2 per recuperare le partite. Voglio prendere qualche attaccante, ragazzi, quindi vediamo un po' il mercato se si è abbassato qualcosa. Beh, ovviamente non Doblic, non questi qui. Voglio fare un acquisto bello grosso anche da 500k in su. Allora, di giocatori top ci sta Griezmann, Cristiano Ronaldo, però questo costa 1 milione e passa. Sarebbe top secondo me perché c'ha il power shot, però è molto difficile da abilitare, ragazzi, quindi quella è la vera pecca di Cristiano Ronaldo quest'anno. Ha 80 di passaggio. Vabbè, vediamo un po' le statistiche, manco ho visto. C'ha il talento naturale, passaggi e tiri classici vengono eseguiti con una maggiore precisione. Poi vabbè, il trickster, l'aerial, vabbè. Classici di Cristiano Ronaldo. Mbappé costa troppo, anche se è più forte. Questa qui mi stuzzica, ragazzi. Questa qui può fare l'ED, AD e COC. Illusionista 93 di velocità, 85 di tiro, 84 di passaggio. Questa, ragazzi, secondo me non è male perché 5 mosse abilità. Il problema, ragazzi, è anche qui, ibridarla non è semplicissimo perché, ok, possiamo mettere gusto su come terzino che gli fa fare intesa. Ragazzi, il resto della squadra non è che abbiamo giocatori clamorosi. C'è il passaggio lungo che potrebbe essere interessante, essendo che io la faccio giocare esterna. C'è il rapido, il razzetto, il primo controllo pure non è da sottovalutare. L'illusionista plus. Cioè, come playstyle è top, eh. Finalizzazione è un po' così e così. Però non mi sembra male come carta. ED, quanto costa? 7,77. Questo è un acquisto che vorrei fare. Vediamo un po' nella squadra. Cerchiamo di capire un po' l'impiego, ragazzi, perché prima di spendere questi soldi. Allora, poi mettendo la James qui, che fa l'esterno, poi mettendo Palmer, facendoci l'SBC di Palmer. Però Palmer, ma sa ragazzi, che non fa l'esterno sinistro. Quindi un bel problema. Però vabbè, potremmo fare lui un punto. Ma manco la punta fa? Ma com'è possibile? ED, AD, COC, follia. Entrambi COC, potrei mettere il 4-2-2-2, ragazzi. E però Valverde poi non mi fa la. Valverde non può fare il CDC. Follia, ragazzi. Follia tutto questo sistema di giocatori che hanno fatto quest'anno. Veramente follia ai massimi livelli. Ok, ragazzi, questa è la situazione attuale della squadra che andrò ad utilizzare. Un 4-2-2 in game, cercheremo di mettere ovviamente i miglior moduli tattiche possibili con questo modulo. Abbiamo la James e Palmer come COC e Son è questa qui in prestito per 12 partite. Poi le ultime tre vediamo, magari ci metto Thuram. Thuram in teoria fa intesa, quindi. È un parto, ragazzi, cioè 10 secondi, ma questo si fa ogni. Oh, ho venduto Valverde nel frattempo, 1.716. Vabbè, c'è cacciatore, quindi magari possiamo andare qualcosa in più. 5k in più li posso pure dare. Vamos! La buona James è con noi, ragazzi! Se sarai un flop a scena, giuro che ti gassiamo tutti i santi. Oh, adesso, ragazzi, secondo me questa sarà forte. Ma non lo so, perché c'ha playstyle interessanti. Non lo so, questa dobbiamo credere in lei. E soprattutto c'è anche il passaggio lungo, che comunque è una caratteristica che in pochi hanno, eh. Questa cosa, tra l'altro, ce l'ha anche Palmer. Secondo me, onesto, ho creato dei giocatori adatti al mio stile di gioco, penseranno loro, ragazzi. Allora, situazione attuale questa.
Son Schelling davanti, loro devono segnare, ragazzi. Abbiamo uno col power shot e uno col tiro a giro, quindi se non segniamo facciamo schifo noi. Abbiamo due che inventano calcio, Palmer e la James. Abbiamo due dighe dietro, Turam e Marchisio. La difesa che comunque è forte. Beh, un po' Godfrey, un po' particolare, un po', diciamo, i playstyle ce li ha. In teoria è forte. E ora tocca a tifare, ragazzi, i boys. Mettiamo super sub qualcuno che può spezzare la partita, che ci può fare... E ce la può risolvere. Buon Nico Williams. Dumfries, tra l'altro, non è manco male. Se c'è un unico grande problema. Giocheremo con 30 su 33 e la James a sinistra. Perché voglio giocare 4-4-2 e non con 4-2-2. Tra l'altro ho venuto Valverde proprio per questo motivo, però... Intanto Valverde mi sa che non facciamo manco intesa, quindi vabbè. Non è un problema. Andiamo comunque a fare la Weekend League con questa squadra, con il nuovo innesto fuori intesa, però ovviamente se voi riuscite mettete la destra, e Palmer. Oh, tu senza intesa, cioè, col punto esclamativo penso di averti mai utilizzato, però c'hai 95 di accelerazione, ti ho pagato un sacco di soldi. Se non dovesse rendere, magari switchiamo lei con Palmer e Palmer. Juventus, Maignan, Van de Ven, Gomez, vabbè, classiche squadre che si trovano sugli Esports FC. Come al solito, ragazzi, come ogni settimana e ogni video, cambiamo sempre la visuale. Ne proviamo sempre una diversa, però qua devo fare un ultimo cambio. Devo semplicemente mettere 20-0. Quindi, sempre tribuna stampa, un po' più distaccato, in modo tale che riesco a vedere un po' più il campo. La coppa, ragazzi, si vede troppo da lontano, non mi piace. Mamma mia, inguardabile sta Schelling. Di una lentezza atomica. Ma che buona? Oh. Fuori. Inciampato da solo il buon Son. Però mi sta triggerando che ho speso 700k, anzi 800k per un giocatore che gioca senza intesa, ve lo dico. Quindi sta James, mi sa che in qualche modo lo devo aumentare, anche perché per ragazzi di giù è fortissima. E vola, è agilissima. No, no, una forza saliva, ma non lo so, come se fosse Broly praticamente. Un mostro. Ok ragazzi, questa qui vola, e ve lo giuro che è agilissima. Una carta sgravata proprio, infatti, sta James. Cioè, sembra di avere Neymar, non sto scherzando. Il problema è che poi io, ovviamente, su questo videogioco, le pinte sono quelle che sono. Mamma mia, Turam, ragazzi, non sta azzeccando un passaggio. Allora, primo tempo negativo, sincero, non ho giocato bene. E voglio fare un cambio perché voglio mettere la James a destra, ragazzi. Ma non so se poi, se la cambio in game, lei rende bene. Cioè, spero di sì, dovrebbe essere questa la logica. Ma che buono! Lascia! Ma questo è scandaloso. So due. Calma, ragazzi. Calma. Cioè, iniziamo bene. Prima partita della Weekend League. Iniziamo a vedere. Va bene. Ma ovviamente prenderò gol. Perché ovviamente gol mangiato. Gol subito. No, ma almeno mai ha caricato tanto. Perché sennò faceva gol, ve lo dico. Sennò faceva gol. Visto che c'ha 5 piede debole. Questo movimento, ok, gol mio, ok, però la pace va detto che gli attaccanti con attaccante interno tagliavano di più. Dove? L'ho dovuto fare io manualmente questo movimento qua, di Son. L'ho dovuto fare io. Là, lo deve fare lui in automatico. Si è vista poco, ragazzi, si è vista poco in questo secondo tempo, ma quando ha la palla è sempre pericoloso. Bravo, bravissimo. Bravissima la James. Bravissima la James. Ma è porco schifo. Porco schifo che tiri di destro e di sinistro, scusami. Tiri di destra e tiri di sinistro. Porco. Ma forse là devo dire di esterno sul secondo palo, quindi l'errore è mio. No, purtroppo la mia finalizzazione quest'anno è a dir poco oscena. Mamma! Le patch! Le patch di Esports FC! 2-0 la Lauren James! La Goat, ragazzi! La fottuta Goat! Bravissimo! Sonna! 3-0!
0-0, stupendo questo gol al giro, ma il classico di questo videogioco. No, in realtà, buon secondo tempo, prima partita andato valente a 2 all'ora, però il resto ci sta. Allora ragazzi, con tutto è bene, a me intriggerà tantissimo il fatto che questa qui giochi senza intesa, quindi quella deve giocare con intesa. Modo lo devo trovare. L'unico modo per avere tutto l'intesa è questa, ragazzi. Purtroppo questo è il videogioco quest'anno, hanno fatto pure l'intesa strana con questi giocatori. Un attimo, ragazzi, attaccante ombra, c'ho i COC che mi fanno gli attaccanti. E non ritornano proprio in difesa, calma. Non mi piace sta cosa. Calma, ragazzi. Vai, James. Ma porco schifo, ma mi ha fatto l'animazione strana. Mi ha fatto l'animazione strana per farmi sbagliare il power shot. Ma follia questa. Boh, vabbè. Gol divorato alla velocità della luce. Perfetto. Bravo. E niente, il bro riesce con un culo atomico ad evadere praticamente. Evadere. Eludere. Bravo la James. Col suo doppio passo di vola. La James. La James. Prova a insegnare. La Rolf, ho un intervento che manco il Maldini Prime lo faceva. Mi sta facendo triggerare questa cosa. Ma metto il 4-4-2, ma già sta cosa di prima. Tolgo Palmer e metto Nico Williams. Così rimetto le tattiche mie, capito? Che follia sta cosa, ragazzi, follia proprio. La Schelin non sbaglia. Questa volta non sbaglia. Dopo 18 gol divorati. Ma questo non c'ha il power shot. Ha fatto un power shot alla velocità lentissimo. Ma sai che c'ha il tiro a giro, non un power shot. Ma sto fumato. Questa è una cosa che devo tenere a giro. Io convinto di essere un power shot. Oh, Rodrigo. Insegna calcio, Rodrigo. Insegna calcio. Ma porco schifo, sta scena mi fa schifo. Ma dove era gol? Era gol, ragazzi. Era fottutamente gol. Mamma mia, comunque questa è fortissima, ragazzi. A parte che qua dovevo fare la trivela, però vabbè. Spiaggia delle due, non mi ha fatto la trivela. Però la Goat, ragazzi, ecco qui. Ovviamente su questo videogioco anche l'attaccante sa difendere come se fosse Maldini Prime, me lo ricordo. Noi parliamo della velocità, ma il vero problema è che tutti difendono su questo videogioco. Cioè, anche gli attaccanti difendono. Ma com'è possibile? Bravissimo Doji. Mamma mia, mamma mia. Lionel Messi Udoji. Cane col pallonettino. 2-0. Porta inviolata. Siamo la Juventus praticamente della Weekend League. 0 gol subiti in due partite. Calma. 3-0, 2-0 per ora. Tra l'altro sempre nel secondo tempo. Cioè il primo tempo facciamo letteralmente schifo. Poi ci svegliamo magicamente nel secondo tempo. Vamos, vamos. Questo è fermo? No. Bro ha semplicemente provato a ingannarmi. Brava la James. Ah, finalmente nel suo ruolo e con l'intesa top. E già si vede, guardate che passaggi che fa. La Goat, ragazzi. La James, guarda quanto corre contro Davis. Davis vuole competere contro la buona James. Ma non lo sa che Moni parte una trivela che gli arriverà diretta diretta sotto l'incrocio. Peccato che ho preso il rosso. Il film era giusto, però dobbiamo prendere il rosso e il verde, ragazzi. Ma è Godfrey contro Haaland. Ovviamente distrutto come giusto che sia. Ma noi abbiamo il buon Varane che ovviamente vuole regalare la palla agli avversari. A Schelin. Mamma mia. Ma quanto è bello l'attaccante ombra di... Oh, ma dove cazzo l'ha data? Ma soprattutto dove cazzo va Palmer? Ma ragazzi, ma quanto è forte la James, ragazzi. No, non mi ha fatto la finta giusta. Boh, ho fatto la fine di tiro. Questo c'ha il trickster per la fine di tiro. Bra, no, ma Turam, ragazzi. Pisciarellone Turam. Guarda come vola, guarda. Guarda come vola. L'ha visto! Son! Chi è questo? Neuer, una parata sensazionale, ovviamente. Calma, che abbiamo lo schema. Madonna. Buona, eh? Palmer! Con l'esultanza più stupida al mondo! Si pulisce!
Le spalle, il buon Palmer, 3 a... Sì, 3-0, cazzo. Questo sta rosicando tantissimo, ragazzi. Sta falciando tutti. E noi insegniamo calcio, però. Madonna mia. Ma Palmer, ragazzi. Ma insegna calcio questo Palmer, ragazzi. I giocatori nello stretto, come si muove. Il Goat, questo attaccante... Oh, modulo. Onesto, 3 partite, 0 gol subiti. Calmi. Calma, ragazzuoli. Calma che si vola. Comunque cominciare a diventare... Beccare tutti i pro player con lo squadrone, quindi perderò. E Palmer? Oh, no, che schifo. Varane con... Ma domani, Thuram, ragazzi, è Drogba dei vecchi tempi. Ma Drogba non era così forte. Thuram, bravissimo. God. Ma porco schifo, ma prendi? Ma perché non la prendi? Porco schifo a me. Buona. Palmer! Palmer! 1-0. Col brivido. Oh, ma come mi cazzo questa esultanza così? Buon. Palmer ci sta trascinando. Il video era sulla buona James, ma questo giocatore qui messo trequartista ci sta veramente facendo sognare. Il buon Palmer. Ma ragazzi, ma la corte rimane sempre lì. Non mi permette. Allora, Sacheling costa è un icon, ragazzi, vi giuro, non azzecca nulla. Ragazzi, non so buona utilizzarla, ma... Comunque, ragazzi, questa è bulla. Questa è troppo forte. Ma ve lo giuro, questo qui è bellissimo. Ma mia figlia la chiamerò James. Ma è un uomo, no, è James! È James, quella del Chelsea! Cioè... Incredibile! Brutta questa. Comunque, per la prima volta in Weekend League con il mio account ho messo due difensori centrali. Ma non me la voglio bufare. Ma porco schifo, ma porto una seccia. Ma poi Griezmann, che punizione ha tirato? Solo così potevo prendere la punizione, ragazzi. Porco schifo. Dai, Udogie, però devi muoverti nei passaggi. 20 minuti ci hai messo. O fanno passaggio qua a X. Oh. Niente, il gioco ha deciso di voler farmi prendere gol. Ah, c'è il buon Varane, il difensore più forte del gioco. Quanto è bello. Cool, Palmer. Ma Tomma, sei bellissimo. Ti voleva la Juventus. Scossi 300 milioni, altro che Vlahovic. Beh, diciamo che ci sono. Penso che quel buon Palmer costi 18 volte di più di Vlahovic attualmente. Bravo Vicario, ovviamente qua il kickoff, il bro aveva deciso che col kickoff lo voleva riaprire. Ma poi vi giuro la cosa bella ragazzi, sa giocare a calcio, è uno di quei pochi attaccanti che sa giocare a calcio, cioè trequartisti, ma non dico nella realtà, cioè anche nella realtà, ma nel gioco ragazzi, bello bello bello, palla al terra, l'idea dei filtranti lui li sa fare, e fidatevi che non è facile, tipo sono una zecca, non ho fatto avanti. Che tiro clamoroso che aveva fatto. Beh, ci sta a non prendere gol. Fate una bella parata. Però clamorosa la tripla che aveva fatto. Comunque, ve lo giuro. Voi non potete immaginare, veramente. Ho fatto la prima Weekend League con i due difensori top. Sto vedendo una differenza nei tackle, ragazzi. Imbarazzante. Cioè, primo il tasto del contrasto la tolgono sempre. Poi abbiamo il Goat dell'attacco. Niente, stavolta non era da. Col Palmer è ufficialmente il mio giocatore preferito. Il numero. Bravo, bravo. È mosso il portiere veramente in una maniera schifosa. Finisce qui, ragazzi. Allora, prime 4 partite andate. Ci fermiamo per ora perché comunque stiamo giocando bene. Mi piace la squadra, sta girando tutto molto bene. Peccato che non posso mettere Valverde in squadra al posto di Marchisio. Secondo me sarebbe stato ideale, però onesto, non mi lamento. MVP di queste 4 partite è sicuramente il buon Palmer, che è un giocatore che vi giuro l'ho avuto gratis, l'ho fatto l'SBC semplicemente perché dovevo fare l'intesa con la James, ma si è rivelato un giocatore straordinario. 4 partite, 4 gol, lo metto come COC, come ombra, vi giuro fenomenale in quel ruolo perché sa fare anche i passaggi, è uno di quei giocatori che c'ha il passaggio incisivo, vabbè, passaggio teso in realtà ci interessa poco e niente.
Però magari quando siete sulla fascia, lui sa anche crossare, che magari di testa potete fare dei gol. Questa bocciata, ragazzi, non mi è piaciuta assolutamente. Anche se comunque ha 82 di passaggi, che in teoria dovrebbe essere buona. Ma non è quello il problema è che non mi piace proprio il body type. Lei è fenomenale. Abbiamo speso un bel po' di crediti per lei, 870 crediti, sono tantissimi, ma veramente tanti, tanti, tanti. Però è una carta che va fuori dai pacchetti oggi. Vediamo come si comporta il suo prezzo. Sicuramente non aumenterà, secondo me, a meno che non esce qualcosa di particolare che lo possa far fare troppo intesa. Però la squadra mi piace, ci sta a testarla. Vi ripeto, questa coppia che potete sicuramente comprare se avete un po' di crediti, col Palmer voto 9, ragazzi, fenomenale. E il buon, anzi la buona James voto 9. Sulla fascia è una delle migliori, sotto a 1 milione di crediti, perché ok, ci sta la Hansen che è top, però ragazzi, non è che ci sta una vasta scelta di giocatori fenomenali, e questa rientra in una di quelle che veramente sa fare tutto. Eccelle soprattutto nell'agilità, palla al piede è fenomenale, mi divertite tantissimo, sembra Neiva praticamente quando la utilizzate. Un po' di pecca ce l'ha nel tiro, perché si è divorato un paio di gol nella finalizzazione, soprattutto quando tira di sinistro. Però nel complesso vi può far fare in COC, può fare all'esterno, mettetela come attaccante interno che è il ruolo ideale. Quindi voto apprezzato per questo duo clamoroso, però il video era sulla buona James. Magari ne ho parlato anche di Cole Palmer, che vi posso assicurare che è un grandissimo giocatore. Lasciate like, ci vediamo più tardi per un prossimo episodio e ciao ciao!